Ciao dalla vostra Nika. Ciao ciao a tutti. Allora, come avete visto dal titolo, Haters Tag. Allora, ero indecisa se farlo questo tag, però dai, diciamo che è arrivato il momento di farlo. È ideato da Sorellina e da Daniara. Un bacio, perché Sorellina mi piace una cifra. Daniara non ancora, devo andare a sbirciare ancora. È comunque ideato da loro. E sono 9 domande e la decima tag a 3 persone. Allora, ci tengo a farlo perché comunque ultimamente c'è qualche movimento in più nel mio canale. Allora ho detto, ma sì che facciamo i nostri cari amici haters. Com'è che si dice? Haters o haters? Non vorrei offenderli. Haters. 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 Con la prima domanda. Che cosa significa per te essere un haters? Haters. Scusate, haters. Cosa sono? Allora, se io fossi, una roba che non sarò mai. Perciò significa essere. Significa essere un essere insignificante per me. Scusate, non voglio essere offensiva, per carità. Che voi non lo siete con me. Però io penso che essere un haters vuol dire essere uno che non c'ha un cavolo da fare tutto il giorno e deve andare a rompere. Tutto lì. Ma ci sta, per carità, siamo visibili al mondo. Però dico, per me essere un haters vuol dire quello. Ok, due. Quanti dislike a video o commenti negativi ricevi di media? Allora, diciamo che non, per carità, non sono neanche ancora tanti. Ma qualche commento è arrivato. E all'inizio erano solo spolliciatine in giù. Sì, diciamo a media, capitano quei video che ne ho 4, può arrivare al 5. Ci sono video un po' vecchi che hanno comunque tanti mi piace e hanno comunque tantini anche non mi piace. Perché metti il caso, se hai 90 mi piace, parlo per le visualizzazioni dei miei, può essere che ci siano 20 non mi piace, per dire. Comunque la e c'è uno o due video, forse quello di Tiger di luglio, che ha tante visualizzazioni e ha comunque un po' di mi piace che sono saliti anche i non. Però va bene, ci sta, ma ci mancherebbe, mica mi offendo. Però d'altronde. E commenti negativi, ci sono tante che ricevono solo le spolliciate. Ed è brutto, è ancora più brutto, perché comunque non sai, magari non arrivi a sospettare chi può essere. Però se, come è successo a noi ultimamente, parlo, dico noi perché anche a Sharon, come succede a me, succede a Sharon, mia figlia. Sì, infatti, sì, ti arrivano quei 2 o 3 spollici giù, vabbè, dici, ok, vabbè. Però dopo ti arriva anche il commento negativo, allora capisci, allora uno dei 3 è quella. Lo dice anche. Dici anche, fai il commento, vabbè, almeno so chi sei, per carità. Perciò, comunque la media è quella. Poi, 3. Se tu fossi un haters, a quale canale spolliceresti di continuo tra quelli che segui? Allora, prima di tutto, essere una persona così, non voglio essere troppo cattiva, ma mi farebbe schifo, perché comunque non sono cose da fare, anche perché non ho tempo da perdere a stare lì a fare queste cose qua, cioè ho altro da fare nella mia vita, la mia vita è piena di cose da fare, cioè io la penso così, se non mi piace un canale, se non mi piace un video, lo stoppo, finisco di guardarlo e so che è così, non lo guardo più, però non vado a oppure scrivere, fai schifo, sei una beep, sei una e che cavoli, cioè si stanno creando una professione, non è vero, è un lavoro, sono pagati da qualcuno, potrebbe essere benissimo che siano pagati da qualcuno, il problema potrebbe anche ma tutto può essere umano, non c'è da meravigliarsi di niente. Quarta domanda, allora, racconta qualcosa inerente ai tuoi haters. Allora, diciamo che io penso che siano, ho il dubbio su una persona che sia un po' più adulta, sì, però sono tutte meno o meno all'età, sono ragazzine, per carità, magari, sai, vedono la famigliola, la famiglia cuore, la famiglia Molino Bianco, tutta bella felice, la mamma che fa video e dà il permesso ai figli di fare video, può partire quello schizzo spiripiglio di invidia, allora spollici giù e poi arrivi coi commenti, cioè sì, perché sono tutti collegati, i commenti negativi iniziano da uno, fanno il giro dall'altro canale, vanno da mia figlia, poi vanno anche da altri canali di più famose, perché io non, vi ripeto, non sono famosa, e è successo anche questo, lo stesso commento brutto
che hanno fatto su di me l'hanno fatto anche a una youtuber, non dico il nome, però che io seguo con amore perché mi piace da impazzire, chi mi conosce lo sa, ha capito di chi sto parlando. Ed è molto famosa e dico che cavolo, ma che cavolo, ma proprio non hai niente da fare, cioè, ma non è una vita, non vai a scuola oppure vai a lavoro oppure vai a scuola, cioè dico ma non hai un cavolo, fatti i compiti, non... cioè dico va bene, fatti la tua vita, qualcosa inerente, sono commenti che ti possono dire, ce n'è stato uno, ci tengo a dirlo. Io adesso guardo mio marito perché se mi freccia con gli occhi che mi blocco, allora non lo dico perché magari non è meglio di dirlo. Sapete che la dica è spontanea, lei è. Allora, tua figlia è una nana e tuo figlio è un ciccione. Tu fai schifo, i tuoi video mi annoiano, gli occhiali di tuo marito fanno schifo, siete una famiglia di M-Bip. Sì, vabbè, ma sì, vorrei tanto vedere la faccia, io a parte che... Però dico, io adesso, Stellina bella, io adesso, Stella Dora, sono qua a Gioia e guardo, parlo, cioè dico, è semplice scrivere nei commenti. Ma gli stai dedicando troppo tempo, non parlarci neanche, no, gli sia, dedichi troppo tempo. Sia questa persona, sia altre, però dico, io ho il coraggio di mettermi in gioco, è troppo facile scrivere infatti io adesso non rispondo più nessuno, no, ma commenti brutti cattivi non rispondo, ma io li blocco, poi si bloccano, finita blocco, la storia, basta. Ecco, state lì e rodete, non mi risponde, non posso ribattere, oh, si arrabbiano ancora di più, grazie a Dio esiste il ban, forse non lo poi, allora eravamo alla 4, andiamo con la 5. Come pensi che sia una giornata di un Ethers? È quello che ho fatto più o meno capire fino adesso. Noiosa, credo. Cioè, veramente... Allora, ci sono stati tanti video che appena lo metti, miei, appena lo metti, pam, il primo c'è già. Sì, vabbè, il primo pollice giù. Per me stanno lì tutto il giorno, 24 ore su 24, così davanti a vedere quando vi arriva la notifica. I love nell'art, by Nika, ha messo un video. Allora stanno... Per me la sua giornata è questa, stanno lì davanti al computer o al tablet o al telefono, non lo so quello che possano avere, stanno lì finché non gli vibrano, non sentono la notifica, non che gli arriva il mio video, quello di Sharon, perché comunque anche lei è bella tempestata di diamantini, questi diamantini che arrivano, ti a punzecchiare. Cioè per me veramente la loro giornata tipo è questa, si alzano, mentre mangiano, fanno colazione, mangiano, sono lì già che non ho messo neanche il video. Dopo pranzo, per me la sua giornata è così monotona, non è mai fatto. Allora diciamo che se una critica è costruttiva, ben venga. Ma sì, ma io accetto critiche, no? Consigli, critiche, tutto quello. Ma poi, cioè, sinceramente, quando abbiamo aperto i canali sapevamo te l'ho che detto, succedere chiaro questo. Detto io a te. Allora, all'inizio, io ve lo ammetto perché sapete che Nika è sincera, ci rimanevo male all'inizio. Quando mi arrivavano insulti, ci rimanevo male perché sapete che sono anche un pochino sensibile, un pochino cioè, permalosa e ci rimango male, però ho detto, ma anche mio marito mi dice, ascolta, ci stanno, il canale l'ho voluto, mi piace farlo e andrò avanti anche a farlo, anche se arriveranno ancora insulti, come vi ho detto, ho imparato, adesso non rispondo, li lascio perdere, l'indifferenza è la miglior cosa, ferisce di più le persone. Non bisogna insultare le persone, la famiglia. Anche perché sì, perché se poi loro cominciano, ti insultano e tu ribatti, loro vanno avanti, allora, tu vai avanti ancora, non finisce più. Allora, parliamoci chiaro. Cioè esiste anche la possibilità di denunciare queste persone se vanno sul pesanti, eh? Sì, perché però, no, sì, cosa? Tu vai con... Li blocchi tu, e no, basta. Ho capito, però... Quando la roba diventa... Ascoltami, lasciami parlare. Scusami. Quando la roba diventa pesante, diffamazione di qua e di là, si prende il commento, sì. Va alla polizia postale e dopo si arrangiano. Sì. Guarda se che succede, pesanti. Quando ci sono le cose, andate a vedere Matteo Montesi, poveretto, quanti insulti riceve quel povero ragazzo. L'altra la ragazzina, com'è che si chiama? Ah, sì, quella cosa. Normica. Anche lei? Sta ragazzina qua, ma bella è così gioia. Dolce, carina. Ah, se, cioè, c'ha di quei commenti? Ma dai, ho vergognato. Bruciata in padella. Ma cioè, sì. Ma perché, povera Stella, ma così dai. Carinello c'è. Cosa ti fa? Ma poverina, su 100 commenti, 40 sono insulti, bella gioia, dai. L'invidia al mondo è tantissima. Io penso che comunque questi haters qui siano portati dall'invidia a fare queste cose. Certo, perché
perché tanto odio? Io non riesco a capire, avere così tanto ma odio. Verso ma verso delle ragazzine poi. Ma poi verso delle ragazzine. Ma dai, ma crescete un cioè, po'. Io capisco che comunque anche Sharon, per carità, faccia magari quel video acquisti in più, allora possa magari sprizzare un po' di invidia verso qualcun altro così. Però basta, se non ti dà fastidio non guardarlo. Ma poi per carità, ve l'ho detto, adesso, sinceramente, il mio gesto è questo, non me ne frega. Io i miei video, il mio canale lo voglio portare avanti perché mi piace fare quello che sto facendo. Idem a Sharon, abbiamo imparato a fregarcene, siamo sotto gli occhi di tutti ed è giusto così. Ma io l'ho sempre detto, non si può piacere a tutti, per carità. Ma ci mancherebbe quello, ma ci mancherebbe altro, ma non ho mai detto, cioè io non ho aperto un canale e ho detto oh, devo piacere a tutti, perché sennò, ma ci mancherebbe altro, c'è chi fa schifo, come ci hanno detto, c'è chi piace, c'è chi non interessi, ma chi, per carità, ci mancherebbe, cioè, ma scherziamo? E allora, però andateci piano. Allora, poi sei... Pensi di sapere chi sono i tuoi haters, scusatemi, avrò la sfollicciata giù perché non sai neanche chiamarci, hater, arriverà il commento, non sai neanche nominarci. Allora, diciamo che appunto, le persone che mi hanno lasciato un commento, logicamente so chi sono, perché mi hanno lasciato un commento brutto, so chi sono, ed è stata una bella fortuna però che almeno lo vedo, o qualcuno siamo riusciti a vederli in faccia. Vabbè, meglio evitare. Sì, era perché... meglio evitare, sì. Cioè, perlomeno farlo quando è digerito, c'è la digestione a posto. È bello che te lo fanno anche. No, magari anche qualche video, hai capito? No, sì. Ma fai pena, ma ti esci di dosso. Cioè, veramente. Hai paura. Cioè, abbi pazienza. Non che noi siamo i migliori, perché non vogliamo dire questo, no. Per carità. Cioè, ve l'ho detto. Guardatevi prima sì. Voi in faccia. Prima di giudicare, cioè. Poi dico, saremmo una famiglia che fa del male a qualcuno, cioè, sì, non ti facciamo ridere, non guardarci. Pensate a voi stessi. Cioè, poi ce n'è anche forse una persona che è un'adulta, adulta, non grande, però adulta. E io penso di sapere chi sia, penso di sì. Potrei dire l'80% di sapere. Dopo, vabbè, tutte le altre sono comunque quelle che hanno avuto la sfrontataggine di scrivere cose che... Dopo vai a vedere chi sono, perché c'è il commento, vai. Poi, cioè, dico, ma grazie, mi dai la visualizzazione, ma grazie. Non è che ti cambia la vita una visualizzazione in più. Ma fa niente, ma però, cioè, se tu hai tanto odio nei nostri confronti, no. Non aprirlo neanche il mio video, perché mi dai la visualizzazione, grazie tesoro. È vero. scusa. 7, andiamo avanti, che è meglio. Pensi che gli haters siano in grado di ricredersi su un canale che odiano? Può essere, ma penso che qualcuno l'abbia fatto a sto mondo, cioè non è capitato anche a me di vedere dei cioè non ho mai fatto, non è che sono tutti cattivi magari, però è capitato anche a me di vedere un canale e dicevo ma non mi piace, però dopo con l'andare del tempo forse vedrò poi cambi idea e spero che ci sia qualcuno anche di queste persone qua che odiano tanto altre persone che si ricredano un pochino, spero, però penso che a qualcuno sia successo, il mondo è grande. Certo. Poi, 8. Che messaggio vuoi dare ai tuoi haters? Oh, care mie stelline d'ore, cosa devo dirvi di più questa sia amica? Di tutto, tesori miei. No, ascolta, trovatevi qualcos'altro da fare, impegnatevi in qualcosa. Anche l'amica, anche l'amica. Fa i video, lavora, fa le pulizie, sta dietro i bambini, la casa e tutto. Rompo anch'io. Ha studiato le tabelline, come dice Gesù. I verbi. Ma non avete nient'altro da fare. Inglese. Però sì, dai, vi voglio bene anche a voi, in fondo. Allora, 9. Cosa possono odiare di te gli haters? Non lo so, io non so cosa possono odiare di me. Perché faccio tanti video acquisti. Tanti. Poi sono tutte cose che non passo mai 50 euro. Perché magari c'è amore nella nostra famiglia. Non lo so, cosa possono odiare di me? Mi piace troppo l'amore. Cioè, odiare di me. Io penso che magari hanno un pochino di invidia di qualcosa, non lo so però. O perché comunque... Cioè, adesso io non voglio vantarmi. Sono arrivata a 3.800 iscritti, sono contentissima. Per carità non sono tantissimissimi, però... Diciamo che si sta andando avanti abbastanza bene, spero continui così.
magari sono invidiosa per quello, perché loro ne hanno 1, 2, 3, 5, 10. Adesso non voglio essere cattiva. Zero. Ma ho iniziato anch'io così, calmatevi. Certo. Cioè, non è perché adesso apri il canale, hai 10 iscritti, devi andare a prenderti il canale con una che ne ha 3.800. Allora una che ne ha 100.000, cosa ne fai? Come vai e la pedini. Infatti. Vai la pedini per vedere dove abita e gli pianti un coltello nella schiena. Cioè, non lo so. Cioè, dico, ne ho 3.800, ragazzi, non siate invidiose di me. Non sono tanti. Cioè, li invidiate, cioè, che cosa odiate della Nika? Non saprei che cosa odino di me queste persone, non ne ho idea. Cioè, boh, fatemelo sapere nei commenti. Secondo voi, cosa posso odiare della vostra Nika? Voi che mi volete bene. Poi, 10, l'ultima, tagga 3 persone. Allora, taggo Stellina Nice, Neila Franci, vediamo la Swamp. Came Snow White 89, Fedric 03, e poi ascoltate chi mi segue, chi mi adora, fatelo tesori miei, sono felice. L'importante è che dite che è di sorellina e Daniara, mi raccomando, comunque è scritto sotto. Perciò questo è tutto. Ciao, voi che mi odiate, vi mando un bacio lo stesso, vi voglio bene, vi lovo lo stesso. Ciao.